un progetto per salvare i Moai, sculture simbolo dell'isola di Pasqua, dall'azione dei licheni e dal deterioramento. Arrivata a Firenze, in particolare dall'Istituto Lorenzo de' Medici, la proposta che è stata presentata al Ministro delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile, Consuelo Valdés Chadwick, in visita all'Istituto. Questa è stata la visita, diciamo, più importante che abbiamo mai avuto da quando stiamo lavorando all'Isola di Pasqua, perché è venuta la ministra della Cultura del Cile e voleva conoscermi personalmente, voleva conoscere la scuola, voleva ringraziare per quello che abbiamo fatto all'isola e ci ha dato diciamo, l'input adesso per poter continuare con il nuovo governo, che si sta installando un nuovo governo all'isola. Ci ha dato questo input per portare avanti il nuovo progetto di salvare, di continuare a salvare i Moai. Abbiamo preparato, come il vecchio progetto, abbiamo preparato una lista di Moai che sono adesso in condizioni pietose, veramente pietose, si stanno distruggendo, i licheni stanno distruggendo la superficie dei Moai, che già di per sé stesso non è simpatica perché è tutta rugosa, essendo una pietra vulcanica. Dobbiamo fare in modo di far sì che questi licheni vengano distrutti. Quindi abbiamo trovato un sistema in collaborazione con la CTS di Firenze, che è il più grande istituto di ricerca per il recupero di opere d'arte a livello chimico, e stiamo facendo questo progetto, portare avanti questo progetto con il nuovo governo. Sarà un progetto da creare con un nuovo gruppo di persone dell'isola, perché il nostro intento è creare un gruppo di persone che nel futuro possano intervenire sui Moai a livello autonomo. È stato un incontro molto bello, commovente. Io sono stata particolarmente toccata dal fatto che è venuta, anche perché il professor Casamenti è da tanti anni che ha seguito questo progetto con tanta dedizione, pazienza, entusiasmo, coerenza, coinvolgendo tutti i nostri studenti, appunto, dei corsi più avanzati, portandoli in Cile a restaurare questo incontro di culture, questo senso proprio del restauro che